e benvenuti alla conferenza stampa dei sedicesimi di finale. L'avventura per lo Zurigo è finita, abbiamo con noi il nostro coach Magnier con il quale potrete analizzare la partita. Abbiamo giocato bene, la squadra ha mostrato un'attitudine diversa rispetto alla partita di andata. Nonostante il gol del Napoli, avremmo potuto segnare anche noi, abbiamo avuto le nostre occasioni e nonostante questo sono molto contento della mia squadra, è una squadra molto giovane e in questa partita di ritorno la differenza tra la nostra squadra e il Napoli è stata più minima rispetto a quella che c'è stata nella partita di andata. Ihre Fragen? Altre domande? No. Buonasera mister, Marco Giordano, calciomercato.com. Per chiederle, da conoscitore anche del calcio internazionale, quale pensa possa essere la dimensione del Napoli? Lei, per esempio, ha battuto in casa con la sua squadra il Bayer Leverkusen. Se vede il Napoli più avanti rispetto ad altre compagini europee per la vittoria di questa Europa League? Grazie. È difficile sempre di comparare le partite quanto sono due cose differenti, però penso che Napoli ha più di maturità che cosa ho visto del Leverkusen. Napoli ha una grande esperienza, penso veramente e spero, perché quanto sappiamo che Napoli ha buttato noi fuori, che loro la vince. Così possiamo dirlo, abbiamo perso contro la squadra che ha spaccato tutto fino alla fine. Prego. Weitere Fragen? Altre domande? Posso, sì. Prego. Buonasera, mister. Sono Iannicelli di Canale 21. E volevo chiederle, tra i giocatori del Napoli, tra le due partite, quella d'andata e quella di ritorno, chi è che le ha fatto la migliore impressione poi, avendoli visti giocare e conoscendoli soltanto, ovviamente, in linea teorica, prima di averli affrontati? Chi crede del Napoli abbia spessore e dimensione internazionale? Penso che sarebbe non corretto di parlare di uno giocatore stasera. Penso che su tutti e due partite ho visto due volte una squadra compatta con tante, tante forti giocatori. Penso che questa fa la forza del Napoli. Ma alla fine penso che quanto arrivare alle grandi partite dovrebbe essere uno o due giocatori che farebbe la differenza. Per me, secondo me, sulle due partite, soprattutto la partita di andata, mi ha fatto Zielinski una impressione fortissima. Ok, la domanda del giornalista riguardava l'attitudine molto coraggiosa della squadra, anche dimostrata oggi, durante la partita, e l'allenatore ha detto che quando l'allenatore si mostra coraggioso, anche la squadra è coraggiosa, non potrebbe essere il contrario altrimenti. Adesso la squadra deve essere rilassata, deve essere contenta di se stessa e della propria attitudine, deve concentrarsi sul campionato, hanno due partite molto importanti, quindi l'importante adesso è dormire bene, farsi una bevuta e poi concentrarsi sul campionato. E la domanda riguardava appunto sempre l'attitudine della squadra, se c'erano insomma dei rimpianti e dei rimorsi. E per quanto riguarda per quello che può dire l'allenatore, non può altro che essere soddisfatto. È una squadra molto giovane e quando si hanno giocatori giovani in squadra, senza esperienza, insomma tutto può accadere. Quindi lui può ritenersi molto soddisfatto di come tutta quanta la partita è andata e si sente di poter dire che sono usciti dall'Europa League ma con la testa alta.